Bentornati su Portale Mondo, io sono Davide e come sempre il tempo è una ciofeca. Allora, io non so, certe cose su questo canale non cambiano mai, cioè quando faccio i video il tempo è così, è incredibile. Fatevi un giro nel mio canale, guardate i video di Polignano a Mare, quel video che ho fatto al castello in Alsazia, i video che ho fatto ovunque, piove sempre, beh va bene così, almeno fa fresco. Ma oggi appunto, visto che il meteo non cambia mai, c'è una cosa che cambia questo video. Oggi infatti questo video non parla di viaggio, è una, diciamo, una 24 ore meno, 10 ore da guida turistica a Strasburgo. Voglio accompagnarmi nel mio nuovo lavoro, cioè appunto quello di guida turistica a Strasburgo, che ho iniziato a fare a tempo pieno a inizio agosto, e farvi vedere un po' come, portarvi con me, farvi scoprire un po' Strasburgo con un po' un occhio da local, da un occhio inedito, e farvi vedere un po' in cosa consiste questa amazing, incredibile professione. Yeah. E piove. E ovviamente inizio la giornata con Bailey. Allora, sono le ore 9 e si attacca. Senti che vento, mamma mia. Si attacca. La cosa bella di Strasburgo è che anche dalla periferia estrema si raggiunge il centro storico in 40 minuti di mezzi pubblici, fra bus, tram, anche a piedi, quindi tranquilla come città, non è Roma o Parigi, grande, grande. Dicevo, esco di casa alle 9 perché alle 10 ho il primo tour. Di solito faccio due tour al giorno, una alle 10 e una alle 3, poi dipende anche dall'orario, e durante il Natale faccio un po' prima, faccio un po' dopo, anche durante le ondate di calore anticipo. Una delle cose fighe di lavorare per te stesso è che comunque, ecco, alle 9 io esco di casa, il traffico non c'è più, mi evito quella bella porzione di bestemmie mattutine, e quindi sono un po' più rilassato. Certo, c'è un sacco di altre pressioni, come per esempio che se non lavori non mangi, devi darti da fare e devi pagare un sacco di tasse. In Francia è il 44%, ma come cazzo. È un lavoro che fino a mi sta dando molte soddisfazioni e soprattutto mi sta permettendo di conoscere un sacco di gente da tutto il mondo. Infatti il primo tour di questa mattina è una coppia di americani. Per ogni informazione in merito ai tour, ora faccio momento marchetta, con tanto di musichetta della marchetta. Per le informazioni sui tour vi lascio link in descrizione, e lì potete trovare tutte le informazioni sul sito internet di Where is Strasburg. Affrontiamo la pioggia, ci dirigiamo verso il tram per andare in centro. E voilà, sono arrivato a Strasburgo, 30 minuti, perfetto, preciso. Per la città non c'è nessuno, meno male, e niente, ora ci dirigiamo a Place Kléber, dove parte questo tour mattutino. Il tour, come dicevo, dura due ore e mezza, questo dura 2 ore, e ovviamente durante il tour non faccio riprese perché voglio mantenere la privacy degli ospiti, ma anche se uno deve lavorare seriamente, quindi non posso pensare al video, pensare al tour, una cosa professionale fatta bene, ovviamente. Che poi è lo scopo di fare il lavoro che ami, fondamentalmente. Cioè, alla fine io ho lasciato il lavoro dove lavoravo prima, che era terribile, un ambiente terribile, un boss terribile, per proprio provare a fare qualcosa per la prima volta nella vita mia che mi piacesse. Quindi non posso, ecco, mettermi a fare altre cose durante il tour, perché poi devo dedicarmi 100% al tour. Quindi ora basta parlare. Se riesco mi becco l'ultimo, il secondo caffè della giornata. Quanto è bianco sto cielo, mi sta affusca tutta la ripresa. Ah, questo è il teatro dell'opera. È mezzogiorno, mission accomplished, tour finito, una very lovely couple from Chicago, bella, bella, molto simpatici, molto alla mano, gli americani sono sempre così, sempre simpatici alla mano, è un piacere fare le guide con gli americani. Ora abbiamo il prossimo tour alle 4, un'altra coppia che non so dove viene, verificherò, però prima di fare il prossimo tour abbiamo una missione da realizzare, ovvero comprare una torta di compleanno per la mia ragazza, la mia compagna, che oggi fa gli anni. Quindi faccio vedere dove si possono comprare le torte, dove si possono comprare dei dolci molto molto speciali. Vi faccio scoprire una zona della città che non so se conoscete, si chiama la Carré d'Or, se c'è qualcosa aperto, perché lunedì in Francia è tutto chiuso. Quindi ora passiamo sotto le campane Notre Dame, ci andiamo a fare una piccola scampagnata alla Carré d'Or, che è questa piccola deliziosa strada commerciale,
e vediamo se riesco a rimediare qualche tortina. E poi si va a mangiare. Mangiare dove? Non lo so, vediamo un attimino, in qualche ristorantino, qualche hamburger, qualche cosa qui vicino. Allora, la Carredore è spettacolare perché è piena di queste botteghe, cioè quello che vende whisky, il foie gras, boulangerie che manco che bottega fa, cioccolaterie e tutto, ma c'è anche un piccolo segreto che ora vi mostro, se è aperto, se riesco. Ah, sì, sì, guarda, qui alle mie spalle, vedete questo portone? Ora ci entriamo un attimo. Perché? Perché questo è un accesso a un mondo segreto, si muove, vedete, è buio. Come dicevo, questo è l'accesso a un mondo segreto, un cortile interno che un po' dà l'idea di come era la città durante, non dico il Medioevo, però prima dei lavori di riurbanizzazione che videro protagonista durante appunto la fine del Settecento. Non si ha sempre accesso a questo cortile perché il cortile apre, si apre il negozio qua, che ora è chiuso, però non so perché è aperto, che è un negozio di libri antichi stupendo. Abbiamo anche l'altra parte del cortile, a parte le campane c'è un silenzio assurdo, guarda che bello, guarda che bello. Queste cose le scopri se prendi, se prendi il mio tour, ecco. E ora andiamo a comprare sta tortina che già ho visto tutto chiuso, quindi o la faccio io la torta, famo prima. Ah, a Francia. Allora, seconda missione della giornata accomplished. Ho preso un delizioso macarona ai frutti di bosco più un rocher. Ora mi ritengo nel fresco perché ci torno oggi alle 6:30 quando finisco il tour. Tanto finisco qui la cattedrale. Ebbene, oggi sto in fire. Tour, torta di compleanno, sto proprio in fire. Ora però tocca trovare un posto da mangiare, perché è mezzogiorno, dove mangiamo qualcosa al volo e visto... Ah, non nel vento. Non nel vento. Visto che il tour inizia alle 4, devo uscire di casa alle 3. Quindi devo pure un po' riposare, perché sennò mi sdraio. Facendo due tour a giorno faccio 24.000 passi. Quindi tu, se vuoi perdere peso, fai la guida turistica. E ora andiamo a mangiare, ciao. Allora, mezzogiorno e 40. Alla fine opto per un ristorante vietnamita. Vorrei prendermi un hamburger, ma è troppo grasso. Vi farò vedere poi, c'è un posto che fa degli hamburger perfetti, però adesso non me la sento. Oh, ciao. Wow, che bella. E non me la sento, quindi vado da tranquillo su un bel piatto vietnamita. La pizza, c'è un posto qui fa la pizza a 16 euro, ma voi siete pazzi, siete dei criminali. Pranzo delizioso, ho speso 15 euro, molto veloce, 20 minuti, è l'una. E niente, ora si torna a casa con l'autobus, ci si riposa un'oretta e poi si riparte. Guarda sto cielo, mamma mia. E voilà, oh, eccoci qua di nuovo in marcia come stamattina, ed è uscito anche il sole, vi giuro è la stessa giornata, non è un'altra giornata, è la stessa giornata, anche se non sembra, guarda, stesso outfit. Allora, i prossimi ospiti, i prossimi clienti sono, è una coppia canadese, sono documentato, e loro hanno prenotato il tour storico, il walking tour nel centro della città. E voilà, sceso adesso dal tram, si ricomincia, mo inizio un po' a accusare la stanchezza, ma neanche troppo. Oh, lì c'è Blaster Republic e il tour inizia là. E anche qui ci vediamo dopo, ciao. Piccolo aggiornamento prima di partire per il tour, gli ospiti sono in ritardo di 30 minuti e tu sei qui 10 minuti prima, quindi sono 40 minuti di attesa. Cosa faccio in questo caso? In questo caso io di solito do 30 minuti di extra time prima di andarmene. È successo anche che la gente mi chiedesse, venisse qua con l'idea di venire dopo 45 minuti, in quel caso me ne vado, perché comunque a livello proprio di contratto di vendita io do 30 minuti di
di tempo prima di annullare il tour. Altrimenti, se succede problemi, me lo fa sapere un giorno prima, perché entro le 24 ore il rimborso è assicurato. Dopo le 24 ore no, perché io comunque chiudo una fascia temporale per il tuo tour e non lascio altre persone prenotare, quindi mi rodo un po'. Vabbè, nel mentre che aspettiamo che demo fa, io vado a sfruttiamo questi bellissimi colori della città e ci andiamo a prendere un caffettino da qualche parte, e così ci diamo la carica per finire la giornata. Ho preso questo caffè in una caffetteria un po' fancy che si trova qua vicino, si chiama Moxa. Sentiamo com'è il caffè. Può darne a peggio, potevo morire. E niente, alla fine ho lasciato, mi sono andato, mi hanno mandato un messaggio, sono le 5:05, quindi ho aspettato anche 55 minuti, pure troppo, perché mi hanno mandato un messaggio che stanno facendo ritardo, sarebbero venuti entro 30 minuti, poi dopo entro 45, poi a 45 ho detto senti, potete pure non venire perché io non posso aspettare un'ora, è un'ora che sto qua, quindi queste cose poi mi fanno girare indispettire, perché poi da incavolato non posso fare un tour decente, e inoltre in un'ora di tour, se il tour è di 2 ore e mezza, è un po' difficile organizzare qualcosa, quindi ora ci andiamo a fare una bellissima passeggiata in questa Strasburgo soleggiata, forse ci scappa pure un gelatino, andiamo a prendere la torta per la mia ragazza e poi torniamo a casa, perché comunque la vita della guida non è solo sul campo ma anche nel back office, quindi gestione dei social media, cercare dei partner commerciali, gestire il blog, il sito internet, un sacco di cose. E ora vi mostro un po' Strasburgo con il sole e vi faccio passare un po' il rodimento, e se riesco vi faccio vedere anche il mio posto preferito di Strasburgo. A fra poco, guarda. Allora, alla fine ho optato per prendermi il gelato da Franchi, che c'è un po' il monopolio del gelato a Strasburgo. 5 euro, due palle e una cialda, 5 euro, 2,50 euro a palla. Questa Roma è 1,50 euro del gelato, se ti fanno pagare 5 euro questa Roma, te lo mettono per cappello, come diciamo a noi. Senza ovviamente la panna, la creme chantilly a parte, 1,20 euro, quindi vabbè. Vai, mangiare gelato per scordare questa brutta esperienza e vi faccio vedere il posto che preferisco a Strasburgo e poi vado a pigliare la torta e se ne andiamo a casa. Ciao! E voilà, tiè, guarda che vista, tutta la Petite France, Notre Dame di Strasburgo alle spalle. Questo è il posto più bello di Strasburgo, anche perché questa terrazza, ora scusate il sole, ma è vuota, non c'è mai nessuno, occhiali da figo, e quindi quando mi rode, come in questo caso ho aspettato 50 minuti un cliente che non è venuto, io vengo qui, metto a godere del sole che ora è tiepido, non neanche brucia, e guardo le torri, il ponte coperto che ormai non esiste più, la cattedrale di Notre Dame, la Petite France, tutto mi guardo e mi rilasso, mi godo la vita. Questo è uno dei posti che mi sta facendo lentamente sentire a casa e amare a Strasburgo. E ora niente, siamo qua, ora andiamo a prenderci queste due tortine che ho preso e ci avviamo a casa per finire la giornata. Ah, sono le 5:30, è quasi finita la giornata, ciao. Allora, tortina presa, ora ci andiamo a casa, sono quasi le 6 e a quest'ora avrei dovuto finire il tour, quindi più o meno ci siamo, e niente, ora arrivo a casa, poi tiro un po' le conclusioni di questa giornata, anche perché non voglio farvi un'ora di video, anche chi se lo guarda, guarda che belle vetrine, e niente, sono le 6:30, io sto scendendo un'altra volta con il cane, quindi si finisce dove ero cominciato. E niente, il tempo qui sta diventando ancora peggio di quello che era prima, quindi in una giornata ho visto tutte le stagioni, quindi mi invito a sbrigare. E niente, la mia giornata finisce qua da guida, sei venuti con me oggi a accompagnarmi nella mia giornata da guida, spero che ci sarà meno interessante e spero di non avervi annoiato. Guardate, oddio mio, oddio. E niente, se volete informazioni sui tour, se volete prenotare, tutto in descrizione, c'è il link del mio sito internet, sono anche su varie piattaforme come Get Your Guide, Airbnb, Viator, insomma ovunque. E niente, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se fate quello che vi pare.
da Portale Mondo è tutto. Torno a casa prima che viene giù l'ira di Dio. Sì, sì, sta per venire giù l'ira di Dio. E niente, ragazzi, se volete venire a Strasburgo, oh, io sto qua. Contattatemi senza problema. Faccio una bella guida italiana in giro per Strasburgo. Un bacio da Portale Mondo e addio. 1, 2, 3.